Covid ha smascherato una situazione. Se è vero che oggi la sanità italiana, medici e infermieri, hanno contribuito a portare fuori questo paese, ancora non del tutto, dalla pandemia Covid, lo hanno fatto per il lavoro silenzioso, pericoloso, di medici e infermieri. Ora, questi medici e infermieri si sono un pochettino arrabbiati, perché da un lato vengono chiamati continuamente da politici, amministrativi, televisioni, giornali, eroi, angeli, ringraziati, ma questi medici e infermieri hanno avuto centinaia di morti e migliaia di malati con sequele. E poi nella vita quotidiana ordinaria sono maltrattati economicamente dalle aziende. La problematica attuale è una problematica di carattere economico stipendiale, diciamo così, e cioè questo ex decreto Calabria che prevede dei miglioramenti economici che però non sempre vengono applicati. Come funzionava prima e come dovrebbe funzionare? E prima venivano costruito il fondo contrattuale non sui reali bisogni di spesa, ma su un numero teorico di dirigenti. Ad esempio, 1100 medici, ma i presenti erano 950. Per cui l'utilizzo però veniva fatto sui 950. E i soldi di quella differenza, 200 medici, diventavano residui non spesi dei fondi contrattuali, che poi andavano in un calderone che venivano poi utilizzati momentaneamente per l'attribuzione del risultato per compiti totalmente impropri, differenti e in modo anche molto discrezionale. Vista così sembra una problematica sindacale, ma questo comporta anche delle disfunzioni, dei problemi, al di là adesso di quello che è stato fatto nell'emergenza Covid per il cittadino comune. Avere un medico scontento produce qualcosa o disfunzioni organizzative? Cosa? Guardi, la domanda è perfetta, cioè noi in questo modo rendiamo il sistema anche più competitivo, perché se i medici vengono meglio remunerati, evidentemente lavorano anche con uno spirito diverso. Purtroppo l'Italia ha questo triste primato di essere il paese che remunera peggio i medici in Europa dopo la Grecia, quindi fare dei passi in avanti in questa direzione può significare rendere il sistema più competitivo.